Il centro polifunzionale di Montefino è uno dei 5 hub vaccinali individuati dall'ASL di Teramo per effettuare la vaccinazione di massa anti-Covid-19 sul territorio provinciale. In questa struttura sono attive 3 linee vaccinali a disposizione dei cittadini della Valfino e in particolare di Cellino, Cermignano e anche di Penne. Si vaccina 3 giorni a settimana e sono circa 700 le dosi giornaliere che vengono inoculate. Responsabile dell'hub di Montefino, il dottor Enrico Marini, primario di medicina all'ospedale San Salvatore di Atri. Afferiscono a Montefino cittadini anche della costa, Silvi, Pineto, Rosetto, quindi insomma, che magari non sfruttano il fatto del vaccino per venire a visitare luoghi che magari non avevano mai visitato fino ad ora. L'organizzazione è anche assicurata dai volontari, dai tanti volontari. Sì, tantissimi volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle associazioni di volontariato in genere, che ci hanno dato ovviamente una grossa mano, perché sarebbe stato impensabile organizzare tutto questo solamente con il personale, come dire, strutturato dipendente, perché questa appunto è una vaccinazione di massa e come tale ovviamente richiede uno sforzo immane. La Valfino è un paradiso davvero, bellissima, però ha avuto dei grandi problemi all'inizio della pandemia Covid, è diventata una zona rossa. Come mai? Quali sono le ragioni secondo lei? Ma perché la Valfino è proprio anche così, geograficamente è una comunità diciamo relativamente abbastanza chiusa, insomma, perché i paesi che ci sono hanno un'unica via di uscita e quindi i contatti sono sempre molto stretti tra un paese e l'altro, tant'è vero che la Valfino potrebbe essere inquadrata come un'unica entità, insomma, benché ci siano diversi comuni. Quindi è ovvio che i primi contagi che ci sono stati, sembrerebbe a Castiglione e Serraimondo, poi sono diventati numerosi proprio in tutti i comuni limitrofi. Tra i medici vaccinatori c'è anche il sindaco di Montefino, Ernesto Piccari, in prima linea al fianco dei suoi concittadini. Una comunità questa che ha molto sofferto, in particolare all'inizio della pandemia da Covid-19. La Valfino infatti è stata tra le prime zone rosse d'Abruzzo, un contagio che si è diffuso velocemente e che ha fatto morire tanti residenti.